totale, il totale di tutto è di 6. E bravi ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Sorre. E oggi, come avete letto già dal titolo, vi mostrerò tutta la mia collezione di carte, quindi tutte le carte che colleziono, più quanto costano. Però ragazzi, prima di cominciare vi ricordo di supportarmi lasciando un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, condividere il video con tutte le persone che conoscete. Però detto questa premessa, ne volevo dire un'altra, ovvero il motivo perché non sto caricando più video. Allora, il motivo principale è che mi... come potete vedere, ora vi lascio delle riprese dove potete vedere la mia mano che è proprio squartata, perché da qua non è che si vede proprio bene. E ragazzi, come ho fatto? Praticamente mentre curro trovo un sasso enorme. Boom, ci vado addosso, faccio un triplo salto mortale con la bicicletta e mi sono schiantato per terra. E per pararmi ho messo tutte e due le mani, una volta col gomito, qua mi sono pure qua, è uscito un botto di sangue, qua era proprio tutto lacerato, c'era tutto un taglio qui e poi qua era tutto rosso di sangue, è proprio tutto rosso e sono da 15 giorni più o meno che cerco di farlo risanare. E quindi questo è il motivo perché non sto più caricando video, perché la mano mi faceva un botto male, quindi non potevo tenere le carte in mano, non potevo tenere né il telefono né niente, perché la mano mi bruciava troppo. Quindi ragazzi, dette queste due premesse, incominciamo subito con il video. Ora ragazzi, metterò qua tutti i miei mazzi di carte e diciamo di andare a prendere. Eccola dove stava la flop card, non la trovo più, sono in quel mazzo. Guardate, 3, 2, 1. Boom, diventa rossa. Bam. Ora abbiamo completato il tutto. Questi sono tutti i miei mazzi di carte. Allora ragazzi, direi di metterle un attimo in ordine, così. Sì, dai, ci può stare. Sì, dai, ci sta, ci sta. Quindi mettiamolo così e incominciamo subito. Allora, partiamo con le B. Allora, le B sono queste qua, sono le B Playing Cards Casino Quality. Non hanno il bordino. Sono queste qua. L'ho mezze distrutte, me le hanno regalate a Natale. La qualità ce l'hanno pure molto buona, sono molto morbide. Dopo che le utilizzi molto tempo sembrano che sono raddoppiate, però hanno sempre una buona qualità, sono molto fighe. E le carte sono tutte standard dalla prima all'ultima, tranne il Joker. I Joker sono così, uno bianco e nero e un altro a colori, sì. E questo è l'asso di pick che in tutte le B è così, con questo alveare al centro con scritto 92, e così ci sta, diciamo che è abbastanza figo e onesto. Poi passiamo alle bicycle standard, vabbè queste le conoscete senza che ve le mostro, le utilizzo per allenamento, così. Vabbè, le carte standard per eccezione per fare magia sono queste, la qualità è buona e niente, vabbè già le conoscete. Poi passiamo alle mint, ragazzi, volete vedere, ho fatto una recensione intera sopra alle mint, queste qua che sono le mint verdi, mi piacciono veramente un sacco, qualità atomica, le carte sono così, non sono standard, sono un pochino più piccole, un pochino più, diciamo, più minimali, come mi piace a me. Poi ci presenta una carta doppio dorso nel mazzo, l'asso di picche così, super semplice, con il bordo del dorso. Il Joker è così con il logo mint e poi le carte sono tutte tutte normali, non cambia niente, solo per le figure. Il dorso è così, secondo me spacca un botto, mi piace tanto. E quindi niente, queste sono le carte super approvate, tanta roba. Poi ragazzi, questo è... non ve lo voglio far vedere perché uscirà un video apposito sopra queste carte, dove è... questo è il mio primo mazzo di carte. Il mio primo mazzo di carte dove ho iniziato a fare magia. Quindi questo mazzo, ragazzi, non ve lo farò vedere perché è appunto il mio primo mazzo di carte e uscirà appunto un video che uscirà prima di questo, che già ho registrato. Quindi uscirà prima questo video qua e poi questo qua dove vi mostrerò tutta la mia collezione e i mazzi di carte. Quindi mettiamo anche questo mazzo di qua e poi dopo andiamo a fare il conto di tutte le carte, andrò a cercare sopra internet e del costo di ogni singolo mazzo. Poi ragazzi, un altro bicycle standard, però questo è in colorazione rossa, quindi stra identico. In realtà questo era di mio fratello ma ce l'ho fottuto, però
diciamo che fa parte della mia collezione, quindi perché non riesco a cavalare, vabbè. Quindi anche quest'altro mazzo è andato. Poi ragazzi, direi di partire con le Jumbo Gold. Ah, qua non lo so dove l'ho trovato, tipo dal cinese, non lo so. E diciamo, potete vedere stesso voi che la qualità è questa. Cioè, ragazzi, mentre cadono le carte, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale. Ma porca puttana. Vabbè ragazzi, sono queste, uscirà anche questo il video delle carte oro Jumbo, e perciò ve le faccio vedere giusto così, tanto uscirà prima il video quello e poi quell'altro, perciò senza che ve le faccio vedere un'altra volta, se le riesco a mettere dentro, è un traguardo. Ok, posiamo anche queste qua e siamo già al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mazzi di carte. Allora, premessa che le carte non sono tantissime, come si può vedere, però questo mazzo qua è veramente una bomba. Qua para 3 mazzi di carte. Allora, come potete vedere, Black Flower, vai Jack Nobile, è un grande. Questo è il mio unico mazzo di Jack. Forse è il mazzo più morbido, più bello che io abbia mai toccato nelle mie mani. Veramente, diciamo ragazzi, è qualcosa di stupendo. Ve lo giuro ragazzi, è qualcosa di atomico. È qualcosa veramente di... bah, non lo so. Poi le carte sono, diciamo, standard, però diciamo formato più piccolino, come piace a me, appunto stile mint, però un po' un pelo più grande, un pelo più cicciottoso, però piccolo. Ci presenta una carta a doppio dosso, da un lato bianco di qua e da un lato nero di là, che si possono fare un botto di giochi. Poi c'è il Joker, questo qua, poi c'è pure quest'altro Joker che ha doppia faccia, dove c'è il prima delle mani che tengono un fiorellino che deve crescere, poi un fiore intero. Poi questo è il lasso di picche, e tanta roba, riflette anche la luce, come il dorso che anche, vedete, riflette la luce, la patinatura intorno. Il dorso è questo, tanta roba, e queste sono le carte. La scatolina è una cosa meravigliosa, ma le carte ancora di più. Poi ragazzi, qua abbiamo un altro bicycle, non ve lo faccio neanche vedere, questo è totalmente distrutto, lo tengo da un anno e mezzo più o meno. Poi c'è un altro bicycle rosso. Se qua ci stanno 20 carte dentro che le utilizzo per fare i gimmick, questo mazzo qua, perciò a posto. E infine, sì. Ah no, ci stanno altri 3 mazzi, vabbè, sono dislessico. Diciamo, questo è anche uno dei miei mazzi preferiti, anzi forse dopo le Black Flower questo è il mio mazzo preferito che tengo per il momento. E sono le Orbit verdi, V5, V4, non lo so. Le carte sono tutte standard, tranne le figure che sono customizzate. E quadri cuori, fiori picche sono un pochino più cicciottelli, non sono proprio standard. Il Joker sono così con un alieno. Il lasso di picche, se lo trovo, eccolo qua. E questo qua con questo astronauta che sta sopra la luna e sta guardando la Terra. Molto molto figo. Già detto che la qualità è superatomica. Quindi questo poi è il dorso, uguale per tutte le Orbit, con questo cerchio all'interno e questa specie di foresta con questo colore verde, che è il verde, è uno dei miei colori preferiti, perciò alla grande. E mi piaceva un botto e poi l'ho acquistata. Ora ragazzi, passiamo con l'ultimo mazzo, anzi il penultimo, però senza che ve le faccio vedere, un altro bicycle standard, tanto è uguale. E passiamo con l'ultimo mazzo, che sono le Phoenix. Le Phoenix le ho acquistate insieme alle Orbit, queste qua, e quindi queste che scorrono abbastanza ancora, i ventagli vengono così, non proprio il massimo, però ci sta ancora. Sono ancora oneste, non le utilizzo tanto, diciamo che utilizzo più le bicycle rispetto alle Phoenix. Facciamo l'ultima volta, si passa la mano, sale in cima. Questo è l'Herman Pass. Perciò queste carte sono strafighe, le carte tutte standard, tranne il lasso di picche che è così, per tutte le Phoenix, tutte le colorazioni. Il Joker è così con questa fenice con scritto sotto Joker, l'altro Joker l'ho perso, poi le carte sono segnate, cioè, e diciamo che è tanta roba come un mazzo standard. Ora ragazzi, vi ho fatto vedere tutti i miei mazzi che ho già aperto, ora vediamo i mazzi chiusi, che sono diciamo tutti bicycle, perciò zoom un altro po', un pelo, sì. Ok ragazzi, allora queste sono le carte. Allora abbiamo 4 bicycle blu, sì, e 3 bicycle rossi chiusi. Ora ragazzi, alla vostra destra vi metterò quanto costano i miei mazzi. 30 euro sono soltanto di bicycle. Poi ci sono le B che costano 4,90 euro, le Phoenix 5,90 euro.
o sto vendendo tutti i prezzi sopra Asso K, quindi vedete voi. Questo l'ho pagato 5 euro, poi le Mint costavano 19,90 euro, sì, questo 17,90 euro, Orbit 15,90 euro, queste qua che non vi faccio vedere, vabbè vi ho spoilerato il gusto, vabbè non fa niente, costavano 15 euro anche queste, e quindi in totale il totale di tutto è di 114 e non lo so, in 90 busta scritto qua. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se il titolo era clickbait, lasciate stare, l'importante sono le views, ricordatevelo. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Da Sorre è tutto, bella.